nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio: mio padre era un arameo errante, scesi in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. Parola di Dio. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Lo libererò perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che cosa dice Mosè? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio. Di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno nelle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Gloria a te. Gesù, guidato dallo Spirito Santo, va nel deserto. Aveva già ricevuto lo Spirito Santo quando aveva ricevuto il battesimo. Quando Gesù stava per ricevere il battesimo, dal cielo venne lo Spirito Santo e scese su di lui, perché Gesù cominciasse la sua missione, portare la lieta parola, lieto annunzio ai poveri,
e annunciasse il regno di Dio. Questa era la sua missione, ma Gesù sembra non aver fretta di svolgere questa missione. Prima va nel deserto per 40 giorni e va nel deserto per pregare, per digiunare e per lottare contro il demonio. Questi 40 giorni ci richiamano i 40 anni che il popolo di Israele aveva vissuto nel deserto. Per 40 anni il popolo di Israele, prima di entrare nel deserto, nella terra promessa, va nel deserto. Ed è stata un'esperienza molto bella questa di questo popolo, un'esperienza dura. A volte mancava il pane, mancava l'acqua, però sentiva che il Signore era vicino a questo popolo. Il profeta Osea dice: ti porterò nel deserto e parlerò al tuo cuore. Noi stiamo seguendo questo cammino della Quaresima e anche per noi ci deve essere questo impegno a entrare nel deserto. Non si tratterà di allontanarci da dove siamo, ma ci vuole più deserto nella nostra vita, nel senso che dobbiamo trovare più silenzio in noi. Anche noi fermarci a volte, siamo così presi da tante cose, corriamo dal mattino alla sera, siamo come sollecitati da tante cose, eppure dobbiamo trovare anche qualche momento di silenzio per poter parlare col Signore e per ascoltare la Sua parola. È indispensabile anche per noi fare questo deserto, un deserto nella città, che vuol dire appunto questo fermarsi per incontrare il Signore. E poi abbiamo sentito che in questo deserto il popolo non ha trovato niente, ecco. Però anche per noi si tratta di cercare l'essenziale nella nostra vita. Troppe cose riempiono la nostra vita, troppe esigenze, abbiamo bisogno di trovare l'essenziale, quello che conta nella vita di ognuno di noi. Poi abbiamo sentito che Gesù per 40 giorni non mangiò, fa digiuno. È un richiamo anche per noi questa esigenza del digiuno. Sì, l'abbiamo fatto mercoledì scorso, lo faremo anche il Venerdì Santo, ma questo digiuno vuol dire non solo privarci del cibo, ma vuol dire rinunciare a tante cose anche inutili nella nostra vita, rinunciare a tante cose per essere più aperti, più disponibili ad aiutare gli altri. Siamo tutti toccati da questa guerra che è orribile, che va avanti. E quanti problemi che crea, quanta gente che fugge, già tanti profughi sono qui a Bologna, sono già stati accolti in centri di accoglienza, però ha mosso un po' tutti ad essere più generosi, più attenti, che ci sia più un impegno di solidarietà verso chi si trova in questa situazione così drammatica. E penso che un po' tutti siamo stati stimolati da questi fatti. E poi, come abbiamo sentito, Gesù viene tentato. Ci sorprende un po' che Gesù sia tentato dal demonio, ma Gesù ha voluto essere tentato per essere vicino a noi. Lui è solidale in tutto con noi e
anche Gesù è tentato come siamo tentati noi dal demonio, per farci capire che come dobbiamo fare anche per vincere il male che tante volte stimola ad agire nella nostra vita, non sempre in sintonia con la volontà del Signore. Abbiamo sentito queste tre tentazioni che Gesù ha subito. La prima tentazione è quella del pane. Perché se tu sei Dio non cambi questa pietra in pane? Questa tentazione del pane, che vuol dire la tentazione cercare soltanto un benessere materiale. Il Signore dice non di solo pane vivrà l'uomo. Ci sono altri valori che essere presenti nella nostra vita. Noi abbiamo bisogno soprattutto del Signore e non possiamo dimenticarci di questo. Non di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Poi c'è una seconda tentazione, quella del potere. Ti darò il dominio su tutti i regni, dice il demonio, se tu ti prosterrai. È una tentazione che sta colpendo. Tante volte vediamo tanti personaggi anche del nostro tempo, in questo momento. Perché queste guerre? C'è proprio questa tentazione di voler possedere di più, di avere una supremazia sugli altri. E allora dopo non si guarda più nemmeno a portare distruzioni, a uccidere persone, pur di raggiungere questo scopo. Ma c'è una tentazione anche per noi a volte di collocarci al di sopra degli altri, a fare del potere, della gloria, un idolo. E Gesù dice, non avrai altro Dio al di fuori di me. Gesù che richiama il primo comandamento, io sono il Signore, Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Poi c'è la terza tentazione, che è la strumentalizzazione di Dio a nostro vantaggio. Pensare che Dio deve essere disponibile, pretendere che sia a nostro servizio. Tante volte si chiama, perché non interviene? Vorremmo che Dio faccia quello che vogliamo noi. E Gesù dice, non tenterai il Signore. Non lo metterai alla prova. Certo dobbiamo avere fiducia nel Signore, ma non possiamo tentare il Signore in questo modo. È il Signore Gesù che ha vinto Satana e ci ha fatto vedere che come si deve fare per vincere il male. Sant'Agostino dice che il Signore ha preso la nostra tentazione per dare a noi la sua vittoria. Se c'è vittoria sul male, se possiamo resistere alle tentazioni, è perché il Signore è con noi. Avere questa fede nel Signore. L'abbiamo sentito poi nelle letture che abbiamo ascoltato prima del Vangelo. Come il popolo di Israele aveva questa fede nel suo Dio, così che l'aveva salvato dall'Egitto. Così San Paolo nella lettera ai Romani ci invita a avere questa fede nel Signore. È la nostra fede, credere nel Signore che dà a noi sicurezza e che ci dà forza. Poi Gesù, come ha vinto il male, le tentazioni? Citando la parola di Dio, con la parola del Signore. E questa è anche la nostra forza, ascoltare la parola del Signore, quella che ci dà forza. Anche il diavolo ha usato la parola di Dio, come abbiamo sentito, però dà una sua interpretazione a questa parola. Gesù ci fa capire proprio quando ascoltiamo sinceramente questa parola, la parola del Signore, allora siamo forti anche di fronte alle tentazioni. La nostra Quaresima quindi è un cammino di impegno, ecco. Non tirarci indietro, il Signore aspetta da noi un cammino
che dobbiamo fare tutti insieme, ma ci dà anche gli strumenti, la forza per vincere il male che a volte ti spinge lontano dalla volontà del Signore. Gesù ci ha dato l'esempio, è rimasto sempre fedele al progetto del Padre, anche quando è stato tentato, ha manifestato la sua fedeltà, come la richiede anche a noi tutti. Ecco, quindi ci facciamo questo augurio di fare una buona Quaresima, nel senso di guardare Gesù, nell'essere anche noi fedeli sempre, in tutte le situazioni, al Signore e alla Sua parola.